pane regalato dalla polizia gentilissima, faccia di uno che ha fame. Bellissimo, veramente. Questa è la tappa che abbiamo fatto ieri. È stata una giornata particolarmente faticosa. Siamo partiti al mattino alle 4:30 di notte da Ashgabat. Abbiamo attraversato tutto il Turkmenistan, che è tutto deserto in questa parte, per un totale di 500 km. Questo è il Mar Caspio. Siamo arrivati alla frontiera, come sempre ci abbiamo messo circa 2:30-3 a farsi fare i timbri e siamo arrivati a Nukus. E nell'attraversamento di questo deserto abbiamo trovato sabbia, terra, pietre, asfalto vecchissimo pieno di buche. Infatti più della metà hanno avuto dei piccoli problemi, sono scivolati, sono caduti, ma fortunatamente senza nessuna conseguenza. Adesso siamo diretti a Kiwa, che era una città dove per 2000 anni c'è stato il commercio degli schiavi, ci sono molti edifici storici belli da visitare. Ed eccoci arrivati a Kiwa, che è una città antichissima con una cinta di mura di 25 km di tutto. Queste sono le mura viste dall'esterno della città di Kiwa. Guardate che magnificenza qua, e questa porta bellissima conduce a questo cortile che è l'interno, e tutto questo palazzo è un hotel. Muad Raksimoxon, medressa. La medressa è una scuola dove si studia il Corano, quindi le loro scuole di teologia, e questa è una delle tante medresse che ci sono qui a Kiwa. Ecco il nostro hotel, e Kiwa, la parte moderna. Calling.
caldissimo. Pietro. Sudatissimi, sporchissimi. Caldi, caldo, caldo. La strada tra Kiwa e Bukhara. Ci sono 40 gradi e il clima è desertico e fa un caldo micidiale. Questo è un posto di ristoro che abbiamo trovato. E qui nei 40 ruggenti di temperatura Tonino ha bucato, però abbiamo tutta l'attrezzatura. Al mercato, dappertutto donne, sempre donne che vendono. Thank you.
nuvola davanti e una nuvola di dietro, forse qualche nuvola a fianco, ma sul testone, per fortuna mai.